Centro classifica, il pareggio 0-0 è stato il risultato di un incontro ben giocato sia a livello agonistico che sul piano della correttezza. Liguri e piemontesi rimangono così appaiati in graduatoria a quota 30 in lotta per la Coppa Italia. Le squadre avevano cercato il successo in diverse occasioni. Vi proponiamo nel primo tempo un'azione di gol del Casale. Replica lo Spezia con il veloce pregnolato al 19esimo, respinge il portiere ospite, e al 31esimo. Allo scadere della prima frazione di gioco, Mariano di testa sfiora il vantaggio. Nel secondo tempo, secondo copione, si replica con lo Spezia in attacco e il Casale ben disposto in difesa. Queste le azioni più interessanti, al secondo minuto con pregnolato e all'11esimo con Giampaolo. Un po' di fortuna, a dire il vero, ha aiutato la difesa ospite in quest'ultimo episodio. L'ultima immagine per la rete di Mariano, annullata dall'arbitro per fuorigioco. Pioggia e sole si alternano sul derby fra Como e Varese. Per fortuna niente incidenti. La squadra di Magni lotta per la salvezza e riesce a strappare un punto alla capolista con una tattica molto accorta. L'allenatore varesino blocca Pradella, Vincenzi e Romano con Sala, Bonadei e Modica, ed Ilariani fanno fatica ad andare al tiro. Anzi, qualche disattenzione difensiva complica le cose ed in questa circostanza Savorani deve tribolare un po' per abbrancare il pallone dopo lo spunto di Mosele che porta a spasso tutta la difesa lariana. Comunque è sempre il Como ad andare avanti con costanza e l'espulsione di Bolis induce il Varese a stare ancora più guardingo. Il Como ha alcune occasioni per andare a rete nella ripresa, ma Fadoni, il portiere varesino, sfoggia una serie di interventi determinanti. Berselini cambia qualcosa sul campo, Romano tenta da vicino e qualcuno ruba palla decidendo di giocare fuori dal campo. I lariani invocano poi un rigore per questo intervento su Vincenzi in area, mentre nel finale Fadoni interviene efficacemente sul tiro di Centi da fuori area. Poi ancora il portiere varesino di scena sul colpo di testa di Pradella. Viene espulso Annoni ed il Como rimane a secco. Il Fano riesce a bloccare l'attacco più forte del campionato, quello del Monza, e lo 0-0 è la logica risultante della partita. L'intervento di Mainardi di testa è fra le poche emozioni del primo tempo, insieme con questo palo colpito dal Monza su azione di calcio d'angolo. Segue una serie di carambole da biliardo, poi è Di Biagio a sfiorare il bersaglio di testa e Mandelli viene affrontato così dal portiere del Fano, Bacchin. Il Monza insiste e tenta in tutte le maniere di sbloccare la partita. Nella ripresa c'è questo intervento di Baldini su Serena in area. Ma il Fano non sfrutta due occasioni molto allettanti con Hübner che sfugge alla difesa Brianzola e conclude così, e con Tersigni che si vede parare una palla gol dal portiere Mancini. Nel finale è Bacchin a salvare sulla punizione di Saini. Tra Trento e Carpi al Bergamasco, quasi uno spareggio per la salvezza, è finita 1-1. Ma alla fine erano i trentini ad avere il rossore tipico di chi è cosciente di aver rubato qualche cosa. Il gol di Trossè al 25esimo della ripresa rappresenta infatti l'unico acuto trentino nell'ambito di una partita dominata dagli ospiti. Anzi, alla fine del primo tempo, al 45esimo, dopo questo fallo di Macchetto su Paciscopi, il rigore trasformato da Guzzoli sembrava aver chiuso il discorso. E sarebbe stato persino legittimo per gli emiliani rivendicare un punteggio ben più ampio. La sintesi della partita, infatti, è tutta in questa lunga serie di interventi di Dadina. Il portiere trentino ha continuamente fermato uno scatenato Bagnoli. Carpi nettamente superiore, forse anche per la pochezza del Trento. E il punteggio finale non fa altro che aumentare il rimpianto degli emiliani per le occasioni perdute. E così, questa sera, il cammino per la salvezza, per Carpi e Trento, appare ancora più lungo. Gli errori si pagano e la regola è stata applicata anche nell'incontro tra Carrarese e Vicenza. I padroni di casa hanno fallito ben due rigori, mentre i veneti hanno sfruttato appieno le occasioni loro capitate. E così è finita 2-0 per il Vicenza. Un risultato che precipita gli apuani nel mezzo della lotta per non retrocedere. 6 squadre in un punto e 3 andranno a far compagnia al Mantova a fanalino di coda. Il segno che la giornata era segnata al 37esimo del primo tempo. Bertelli entra in area, salta tutti e Di Carlo lo mette a terra.
Si incarica del tiro Lazzini, ma la palla non c'entra lo specchio della porta. Il primo tempo si spegne e nella ripresa è il Vicenza che passa in vantaggio. Artistico di testa, salta più in alto di tutti. 3 minuti dopo, ancora un rigore per fallo di Zanotto su Ciucchi. Stavolta è Bertelli che si incarica del tiro e il portiere Marchioro, protagonista, blocca la palla. I toscani accusano il colpo e il Vicenza, al 34esimo, raddoppia sempre con Artistico. E la partita è ormai finita tra la delusione dei padroni di casa e l'esultanza degli ospiti, che prima della fine per poco non vanno ancora in rete. Un guizzo del giovane Cerbone a 2 minuti dalla fine e la casertana consolida il primato in classifica, rispondendo all'allungo del Palermo e raddoppiando il vantaggio sugli inseguitori. Una faticaccia a battere il Catanzaro dell'ex Rambone. Hanno confermato di essere in ripresa i giallorossi, uniti su una delle rare ingenuità difensive, dopo essere stati ridotti in 10 per l'espulsione di Savio. Era stato proprio il Catanzaro a sfiorare il gol in apertura con l'ottimo Criniti, fuori al 15esimo in diagonale di sinistro. Di Campilongo 6 minuti dopo la replica dei locali, bravo Nieri a ribattere il tiro dell'attaccante. Altra palla gol rossoblu al 27esimo, evidente l'errore di Esposito sul traversone di Suppa dalla destra. Pronto a replicare in contropiede il Catanzaro, almeno nel primo tempo. A senso unico invece la ripresa, arruffona, nervosa ma testarda. La casertana ha cercato fino alla fine il gol della vittoria. L'ultimo tentativo è stato quello vincente. Piccinno affonda sulla sinistra, serie di rimpalli e Cerbone, il più lesto a insaccare. Finale nervosissimo, il Catanzaro finisce in 9, il direttore sportivo della casertana Grillo all'ospedale, perché colpito da una bottiglia lanciata da un giocatore calabrese negli spogliatoi. Tripudio per i 200 irriducibili assatanati tifosi del Casarano. Ilorio Beniamini espugnano Nola in una gara che ha tenuto tutti con il cuore in gola fino alla fine. La squadra pugliese, tra finti torpori e finta stanchezza, parte con fiammate improvvise, soprattutto dettate dal tandem palmisano di Baia. Il Nola è meno effervescente del solito, ma risponde con puntiglio. Al 21esimo, prima emozione. Perentoria apertura di Mazzarri per Donnarumma, tocco per la Rembande Nusco che in corsa opera il cross radente. Toti spintona un cancellato ormai in orbita gol e l'arbitro decreta il rigore. Centofanti accentua il batticuore dei presenti facendosi intuire il tiro da Grilli, ma sulla respinta ribadisce in rete. Botta e risposta nel giro di 2 minuti, tocco di Palmisano e benefica esecuzione di Di Baia che violenta una barriera di per sé già ammiccante. Accende i razzi il Casarano con il Nola che latita di brutto, fallo di Lusco su Dondoni al 34esimo ed un fiscalissimo arbitro propende nuovamente per il rigore. Di Baia spiazza Genovese ma angola troppo e vanifica la magnanima assegnazione. La punta pugliese si fa perdonare al 42esimo con un'abile esecuzione in diagonale dopo un'altrettanto pregevole Veronica tra due difensori straniti. Triplica il Casarano in chiusura di tempo con il terzo rigore della giornata, questa volta più evidente. Goffo placcaggio di Lamanna sul lanciatissimo Palmisano e De Solda e meno caritatevole di Di Baia dal dischetto. Nella ripresa il Nola tenta una disperata rimonta e prima riduce lo svantaggio con un guizzo di Donnarumma al quarto d'ora e poi sfiora l'impresa con conclusioni anche pericolose. Ma Grilli abbassa la saracinesca, il Casarano si aggiudica i 2 importantissimi punti e continua a proporsi autorevole protagonista per il volatone finale. Nola forse anche penalizzato dalla paura di volare in piena bagarre salvezza. È un Catania che sul proprio campo sciupa l'ennesima occasione per agganciare la zona promozione. La Torres dal canto suo porta via dal Cibali un punto che serve a smuovere la classifica alimentando speranze di salvezza. Sono i sardi ad andare per primi in vantaggio. Lo fanno al 7° con il centravanti Lo Monaco che sfugge al controllo prima di Schio e poi di Sciuto e batte il portiere Paradisi. Il gol galvanizza la Torres. Il Catania reagisce debolmente, produce sì occasioni da gol ma senza mai impensierire seriamente il portiere Coscione. Al 47esimo, sempre nel primo tempo, Cariola accompagna il pallone con un braccio. I catanesi reclamano il rigore ma l'arbitro Repace di Perugia fa proseguire il gioco. Con le immagini siamo nel secondo tempo che presenta un Catania determinato a raggiungere il pareggio e Copatta calciare a fil di palo. Cipriani calcia un tiro cross, Cascione non trattiene e Pelosi giunge in ritardo. Ancora il Catania con Cecconi che manovra in aria. Sul cross giunge Zuppardo che calcia sul portiere avversario. Il pareggio catanese al 32esimo del secondo tempo. Lo sigla Perinelli con un eloquente stacco di testa.
Il Catania esce dall'incubo della sconfitta casalinga, la Torres difende il pareggio. Scomodando la retorica, potremmo usare per questo Siracusa-Siena una frase usata: la paura ha fatto 0-0. E infatti il risultato di parità è la logica risultante tra due squadre che hanno innanzitutto badato a non scoprirsi eccessivamente, considerando che la posta in palio, per motivi opposti ovviamente, era molto alta. Alla fine forse ci ha guadagnato di più il Siena, anche se per la verità il Siracusa, pur imbastendo qualche azione di più, non è apparso quasi mai davvero pericoloso. Per il Siracusa dunque settimo pareggio casalingo e anche qualche attenuante di non poco conto, le assenze di Salici, Rondini e Bizzarri. Per il Siena invece le assenze di Marini e De Falco hanno pesato sul rendimento della squadra di Perotti. In conclusione è stato un incontro giocato dalle due squadre sostanzialmente in chiave difensiva, con poco volume di gioco per gli attaccanti. Nel primo tempo le azioni più consistenti del Siracusa sono venute da Mazzuccato al 13° e al 17°, con risposta del Siena al 35° e al 36°, sino ad un malinteso di Giorgi Nioi al 42°, che per poco non frutta agli ospiti una rete. Anche il secondo tempo non cambia cliché e c'è prima al 16° una bella azione russo di Donè per il Siracusa e poi al 22° una risposta del Siena con una fiondata di sgro. Poi Mazzuccato e Zanetti al 27° e per il resto ordinaria amministrazione. L'Andria in maglia azzurra ha perso una buona occasione per portarsi a un punto dalla vetta della classifica, pareggiando 0-0 l'incontro casalingo contro la Battipagliese, formazione più che mai in lotta per la salvezza. Una gara stregata per i pugliesi che si sono trovati di fronte ad un portiere, Pascarella, in autentica giornata di grazia, autore sin dai primi minuti di interventi strepitosi su tiri da tutte le posizioni di Romiti, Tavolieri, Mastini. La Battipagliese ha badato più che altro a difendersi, ha fatto perno sui difensori Aversano e Toledo per contenere le sfuriate avversarie. Nella ripresa l'Andria si è comunque procurato al quarto d'ora la più ghiotta delle occasioni gol, beneficiando di un rigore decretato dall'arbitro Capovilla per fallo in area su Argentieri. Sul dischetto è andato Romiti, che ha calciato con poca convinzione e si è visto parare la palla dall'ottimo Pascarella. Ha fatto tutto il Monopoli nella sfida contro il Giarre. Il gol è un'autorete per fissare il punteggio su di un risultato di parità decisamente più che benevolo per i siciliani. Il Monopoli infatti in casacca verde è stato più manovriero e avrebbe meritato la vittoria se fosse stato più preciso sotto rete. Dopo un primo tempo che ha registrato frequenti rovesciamenti di fronte, con il Monopoli tuttavia più attivo nel possesso di palla, la partita è salita di tono nella ripresa. Al 50° l'arbitro Boriello ha concesso il rigore ai pugliesi per fallo in area su Ricchetti. Dal dischetto ha trasformato senza esitare Ghezzi. Il Giarre si è rovesciato allora in attacco alla ricerca del pareggio, che è giunto a 4 minuti dalla fine su punizione. Il tiro di Bardi, deviato da Ancora, uno dei migliori del Monopoli, ha battuto senza scampo Di Sarno. Un Licata in formazione d'emergenza, soprattutto in difesa, riesce a far suoi i due punti dopo un frizzante incontro primaverile contro l'Arezzo, altra squadra con relativi problemi di classifica e che quindi è venuta in Sicilia con l'intento di giocare una partita a viso aperto. Dopo un primo tempo sullo 0-0 le emozioni e i gol si sono concentrati nella ripresa. A ferire per primo è l'Arezzo, c'è Briaschi che approfitta di una leggerezza difensiva impadronendosi della sfera e aggirando il portiere che lo mette a terra. Della trasformazione del rigore si incarica Luperto e siamo al 10°. L'inseguimento dei siciliani dura 2 minuti, il tempo di battere una punizione con Damiani e la deviazione di Olivari spiazza il portiere aretino. L'Arezzo non ci sta e si riversa in avanti, avrebbe pure diverse occasioni per pareggiare, soprattutto con Briaschi. Ma il Licata è in agguato e quando Caramel al 24° batte dalla destra una punizione, al centro dell'area c'è il turno per segnare. Alla fine è Scattini che mette d'accordo Tudisco e Olivari spingendo alle spalle del proprio estremo difensore. La squadra toscana si butta in avanti come una belva ferita, potrebbe pareggiare con Cammarieri, entrato da poco, ma per i siciliani adesso si aprono i varchi giusti per giocare il contropiede in allegria e si chiude con una traversa scheggiata da Mirabelli. Di fronte erano due squadre in situazioni completamente opposte. Da una parte i padroni di casa ormai rassegnati alla retrocessione, demotivati, senza grinta, dall'altra i palermitani lanciatissimi verso la promozione. E si è visto subito. Già al secondo minuto Bianchi, il portiere puteolano, uscito su Cangini solo davanti a lui e costretto ad atterrarlo. Rigore nettissimo. Modica, con un tiro preciso anche se lento, spiazza il portiere Granata. 13 minuti dopo Modica ricambia il favore. Assist per Cangini. La mezzala batte imparabilmente Bianchi.
I campani tentano la reazione, ma le loro azioni sono confuse ed ottengono solo qualche calcio d'angolo. Nella ripresa la musica non cambia, anche se al 50° la Puteolana ha una buona occasione. Buoncammino, imbeccato su punizione da Pesce, spedisce al lato di poco. Al 59° il Palermo va vicino alla tripletta. Cangini di testa supera nuovamente Bianchi, ma l'arbitro annulla la rete per fuorigioco. Per il Palermo una utile e oltremodo comoda vittoria. Per il Campania uno striscione di tifosi recitava: non avete orgoglio.